pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati di nuovo a questo nostro appuntamento che oggi si lascia definitivamente alle spalle Sanremo. Del resto abbiamo chiuso anche noi la parentesi di qualche giorno fa per parlare comunque del 2022 e di ben altri riconoscimenti che non la vittoria ovviamente del festival. Proprio mentre andava in scena l'evento dedicato alla canzone italiana però, e quindi qualcuno potrebbe essersi anche perso la notizia, sono state annunciate le nomination per la Rock and Roll Hall of Fame proprio del 2022. Chi è che c'è in lista dunque? Ecco i nomi, anche prestigiosissimi, come ovvio che sia, che sono molti. Per esempio c'è Eminem, ma c'è anche Dolly Parton. Ecco poi Lionel Richie, i Duran Duran, Beck, Pat Benatar, Carly Simon e Tribe Called Quest, e ancora Kate Bush, Devo, Judas Priest, Eurythmics, Fila Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine e Dionne Warwick. Come l'anno scorso, a maggio scopriremo gli artisti che hanno preso più voti, che dunque parteciperanno alla cerimonia in programma il prossimo autunno. La lista di quest'anno contiene un gruppo di artisti incredibili che hanno avuto un impatto profondo sul suono della cultura giovanile, ha detto John Sykes, a capo della Rock and Roll Hall of Fame Foundation. La loro musica non ha solo colpito generazioni intere, ma ha influenzato il suono di moltissimi artisti, ha aggiunto. Per entrare nell'elenco del 2022, gli artisti dovevano aver pubblicato un disco prima del 1996 compreso. Per 7 è la prima nomination della carriera, per esempio Beck, Eminem, Duran Duran, Dolly Parton, Lionel Richie, Carly Simon e Tribe Called Quest. Ma solo Eminem è stato candidato nel primo anno di eleggibilità e infatti Infinite, il suo album di debutto, è uscito proprio nel 96. Per gli MC5 invece è la sesta nomination, la quarta per i Rage Against the Machine, la terza per Dolly Parton, Devo, Eurythmics, Judas Priest e New York Dolls, e poi la seconda ancora per Pat Benatar, che la Fela Kuti, scusate, Dionne Warwick. Al voto parteciperanno più di 1000 tra artisti, storici, giornalisti e anche membri della industria discografica, insomma rappresentanti di grande spicco, oltre al pubblico che si esprimerà tramite il sito rockhall.com e anche al museo di Cleveland. Negli ultimi anni va detto che la Hall of Fame ha premiato anche molti artisti fuori dalle nomination, grazie per esempio a premi come la Matt Ertegun Award e anche il Musical Excellence Award. A noi sembra in ogni caso un'ottima occasione per rispolverare qualche successo degli artisti citati, e in questo caso abbiamo pensato di iniziare dagli Eurythmics, dei quali non si parla da qualche tempo. Abbiamo anche pensato di scegliere un album del 1996 come Gold, che racchiudeva tante hit di questo gruppo, e come prima traccia aveva Love is a Stranger, che era stato il terzo singolo della band musicale britannica estratta dal loro secondo album in studio, Sweet Dreams Are Made of This. La traccia è stata composta da Dave Stewart e Annie Lennox e presenta un ritmo, diciamo così, up tempo, in cui la voce camaleontica della Lennox si mischia agli effetti sonori prodotti dai sintetizzatori all'avanguardia di Stewart. Nel video lui interpreta lo chauffeur di una prostituta ad alta società, ed è in questo video che Annie Lennox comincia proprio a mostrare il suo fascino androgino, che poi con l'album, con il singolo successivo, Sweet Dreams Are Made of This, la renderà famosa in tutto il mondo. Il look proprio mascolino, alternato alle scene nelle quali la Lennox è travestita da donna, causarono, va detto, all'epoca un certo scalpore, soprattutto negli Stati Uniti. Ecco allora il momento di lasciare spazio solo e soltanto alla musica. Buon ascolto!